La cattedrale di Città del Messico è la più grande chiesa dell'America Latina e il cuore di una delle più grandi diocesi del mondo. Per portarla a termine sono stati necessari quasi 3 secoli, dal 1525 al 1813. Il lungo periodo di costruzioni è testimoniato dalla varietà di stili che la caratterizza: classico, neoclassico, barocco, messicano. La costruzione sorge sul sito del palazzo dell'imperatore Azzeco Montezuma. Sede dei poteri politici nel corso dei secoli, è oggi riservato al governo della Repubblica. All'interno si ammirano i murales dell'artista messicano Diego Rivera. Iniziati nel 1929, sono un'ampia panoramica della storia del Messico. È il tempio cattolico più ricco e più visitato di tutte le Americhe. È qui che nel 1531 apparve la Vergine dalla pelle scura. L'antica basilica fu costruita nei primi anni del XVIII secolo. La nuova può accogliere fino a 10.000 fedeli. Porque Jesucristo no es como ser. Porque Jesucristo no es como ser.